noi siamo la seconda M e oggi vi vogliamo presentare uno spettacolo che abbiamo organizzato noi con i nostri professori ed è lo spettacolo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Volevamo stupirvi con degli effetti speciali, però purtroppo ci sono stati dei piccoli inconvenienti, ma non importa perché ci riusciremo comunque. Quasi! Quindi, buono spettacolo, buona visione e ciao a tutti ragazzi, ci vediamo dopo! Alice era seduta sulla riva di un fiume e leggeva un libro di fiabe. Ad un tratto vide un coniglio bianco, con gli occhi rossi, vestito di tutto punto, correre agitatissimo. Alice cominciò a correre dietro al coniglio, che la condusse dietro dei rovi che ospitavano la conigliera. Oh mio Dio, dopo una caduta del genere, cadere dalle scale o dal letto di casa non mi farà proprio nessun effetto. Ehi bambini, guardate, quello è il coniglio che stavo rincorrendo. Però, adesso, dove sono? E cosa sono tutte queste porte? Oh, una chiave. Di sicuro dovrà aprirne una di queste. Secondo voi, bambini, quale apre? Questa piccolina. Siamo tutti.
Ma che c'entrano adesso i capelli? No. Che giorno è oggi? Oggi è 4. Ma sbagli di 2 giorni. Te l'avevo detto che pure avrebbe passato il congedo. Ma sembrava ottimo. Si deve sorridere anche quando il congedo di fare. Ma che strano l'orologio. Segna i giorni e non le ore. Perché forse tu sei in che anno siamo. No, vabbè, ma l'anno dura per molto più tempo. Oh.
però fate veloce e toglietevi immediatamente quel cappello. Non è mio. Allora è rubato? Mi giurate che le dichiarazioni del testimone, su? No, è che io essendo il cappellare non tengo per vendere. Ok, bene, ma in verità io non so niente. Vuoi forse prenderci in giro? Corse e corse, mentre le carte le volavano dietro, pronte ad afferrarla. Le erano vicine, tanto che la bimba ne prese alcune. Quando le strinse tra le mani, si accorse di avere invece delle temutissime guardie, alcune foglie. Oh, ma allora aveva sognato! Il libro che stava leggendo era sul prato. Il fiume scorreva tranquillo. E Alice, in un'ora di sonno, aveva vissuto tutta la favola. You cry.